Come mangi? Magari neanche te ne rendi conto, ma ogni azione che compi, anche se fatta in automatico, non è così scontata come sembra. Ad esempio, per mangiare c'è modo e modo. Pensa che Gesù stesso, appena risorto, si è messo a mangiare. E calcola che se era risorto non c'era pericolo che morisse di fame. Eppure ha mangiato lo stesso. Ma c'è un motivo molto semplice per il quale ha fatto questa cosa. Infatti, quando la domenica di Pasqua è apparso ai discepoli, questi erano talmente meravigliati, ma talmente meravigliati, che hanno pensato che fosse un fantasma. Quindi uno spirito puro. Non mi venga a parlare di spirito! Invece Gesù era risorto in carne e ossa, non soltanto in spirito. Noi siamo fatti di materia. E siccome i discepoli erano di coccio e non riuscivano proprio a credere questa cosa, Gesù, per dimostrare che era proprio lui in carne e ossa, ha chiesto un po' di pesce e si è messo a mangiarlo davanti a tutti. Diciamo che se era uno spirito non avrebbe potuto affatto mangiare la materia. Invece lo ha fatto, perché la carne non è così inutile come sembra. La carne è debole, figli. E te pareva? Ma lo spirito è sempre vigile. Ecco appunto, se si riduce tutto il cristianesimo alla pura spiritualità, ideologia, un mistero fatto di realtà invisibili e astratte, ritenendo il nostro corpo come un peso che ci allontana da Dio anziché avvicinarci, stiamo un attimino fuori strada. Oh, va fuori pista in testa coda! Perché, come scriveva Tertulliano nel III secolo, caro Cardo Salutis, che non è l'inizio di una lettera indirizzata a un certo Cardo, ma è il latino antico che usava Tertulliano, che tradotto in italiano suona più o meno così. La carne è il cardine della salvezza. Non è lo spirito, ma è la carne il vero punto fondamentale per salvarsi. E il problema è che molti pensano che la Chiesa sia contro la carne. Tutt'altro! Senza la carne non ci si salva. Piuttosto, se ti salvi, è proprio grazie al tuo corpo, perché è il corpo che è stato battezzato, è il corpo che riceve l'Eucarestia, è con il corpo che ti sposi o diventi prete, è con lo stesso corpo che puoi compiere gesti d'amore. Per questo il nostro corpo, se vive veramente i sacramenti, non è più un corpo terreno, ma è un corpo risorto. In altre parole, come mangi? Se hai incontrato Cristo, mangi da risorto. Come parli? Come guidi? Come lavi i piatti? Come studi? Come giochi con i bambini? Come ascolti la musica? Come ti prendi un caffè con gli amici? Come rimproveri qualcuno? Tutto si può compiere da risorto. E noi siamo testimoni proprio di questo, di un Gesù morto e risorto in anima e corpo. E siccome tutto questo lo ha fatto per noi, la nostra carne non è più una carne mortale, ma una carne redenta.